Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, dopo che ho fatto il video sulla mia collezione intera Chanel, oggi voglio fare il video sulla mia collezione intera Dior. Non inserirò make up, quindi trucchi, lacche, smalti per le unghie eccetera, altrimenti finiamo dopo domani, penso. Però visto che vi era piaciuto così tanto quello Chanel e visto che ho anche parecchie cosine Dior che ho accumulato negli anni, mi sto rendendo conto in realtà filmando questo video, devo dire la verità, perché vedendoli un po' sparsi nell'armadio non mi ero resa conto di aver preso così tante cose da questo brand. Però quindi oggi vi faccio vedere tutto quanto, quindi abbigliamento, borse e gioielli e occhiali di Christian Dior. Allora, iniziamo proprio dagli occhiali. Allora, i primi che ho preso sono questi, che sono di almeno 3 o 4 anni fa, credo, tipo 3 anni fa, e in realtà li cercavo con le lenti a specchio. Queste sono sì a specchio, però hanno un riflesso giallino dorato, e in realtà vedendoli in video adesso non mi sembrano così male, ma forse stanno meglio con lo chignon piuttosto che con i capelli sciolti. Io però sono veramente, cioè, ho un viso difficilissimo per gli occhiali, devo provarne 100 e forse un paio mi sta in modo decente. Ve l'avevo già detta questa cosa, non so come mai, quindi in realtà gli occhiali che ho sono, cioè, non sto attenta al brand, ma compro l'occhiale che penso mi stia bene, ok? E poi altro paio di occhiali Dior sono questi, che ho preso tipo un mesetto fa, e ricevo sempre tantissime domande su questi occhiali. Allora, a parte che sono giganteschi, oddio, giganteschi, sono abbastanza grandi, mi dite molti che mi stanno bene, vi ringrazio. Questi, come tutti gli occhiali che ho, non mi convincono al 100%, però almeno sono decenti, perché tutti gli altri occhiali su di me sono indecenti, cioè tipo le forme, quelle rotonde, su di me stanno malissimo. Questi invece, appunto, non mi dispiacciono, ma la cosa che mi piace di più, anche di lato sono molto carini, molto semplici in realtà, e completamente piatti, le lenti sono, lo vedete, piatte. Quello che però mi piace di più di questo occhiale è che non ti lascia segni sul naso. Sono l'unica ad avere sempre i segni sul naso qua dell'occhiale. Mi rovinano il trucco, ma oltretutto sono proprio brutti da vedere, cioè anche quando non sono truccata. Cioè, due segni così segnozzi, rossi, pack, e ci mettono ore e ore ad andarsene. Con questi non mi succede, perché sono estremamente leggeri, cioè non li senti addosso, e sono i primi occhiali che ho che non mi danno questo problema, quindi è una cosa molto rara da trovare, e quindi li indosso di più proprio per questo motivo. Gli altri tendo magari a non indossarli quando sono truccata, anche se so che è una cosa sbagliata, perché è molto importante proteggere gli occhi dal sole eccetera, e poi quando strizzi gli occhi così perché non vedi niente perché c'è il sole forte, sta cosa ti fa anche venire le rughe, insomma, anche una cosa, se vogliamo dirla tutta. E quindi sono contenta di aver trovato questo occhiale, perché lo posso indossare sempre senza aver problemi. Tipo gli altri magari non li indosso troppo a lungo, perché so che dopo un po' tracchete. Poi passiamo, direi, ai gioielli. Allora, i primi sono questi bracciali, e ve li faccio vedere assieme perché sono dei bracciali che vengono venduti a coppia, e sono questi bracciali in stoffa, in tela. Sono molto resistenti e molto carini, molto estivi, decisamente estivi. Infatti li indosso praticamente solo in primavera, estate. Poi vi farò vedere anche un'altra coppia. Questi non mi ricordo dove li ho presi, mi sa a Parigi, non sono sicura, comunque sì, credo proprio a Parigi, perché in Italia non erano disponibili, cioè nella mia boutique di Venezia non erano disponibili. Questi sono dell'anno scorso o di due anni fa, di due estati fa se non sbaglio, e quindi poi li ho trovati a Parigi, per caso ero lì, e quindi sono ho provato ad andare alla boutique Dior di Parigi e li ho trovati, ed ho scelto appunto la combinazione bianca con la combinazione fucsia e arancio. Sono stupendi. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio di questi braccialetti è che hanno questa specie di pompon all'estremità, e quando si bagnano rimangono bagnati per una vita, cioè sono un po' fastidiosi quando sono bagnati, però mi piacciono tantissimo. Forse però dovrei lavarli questi, perché hanno tipo un colore dubbio che è un po' di abbronzatura e un po' di trucco, quindi dovrei sinceramente lavarli. E poi ci sono questi, che come colorazione
sono simili agli altri in realtà, ma come colorazione sono, secondo me, un pochino più estivi, primaverili. Mi sto rendendo conto, tra l'altro, che quello blu ha la stessa fantasia della borsa che vi farò vedere tra poco, ma vabbè. E questi, se non sbaglio, invece facevano parte della collezione autunnale dell'anno scorso. Questi li ho presi invece nella boutique di Venezia, che è la boutique più vicina a me, quindi se faccio acquisti li faccio solitamente sempre lì, però tramite telefono in realtà, e altrimenti dovrò andare spesso a Venezia. E sono molto carini, questi tendo ad indossarli un pochino di più anche appunto in inverno, autunno, perché sono meno estivi. Stesso problema però quando questi pompon si bagnano, non si asciugano più, quindi questo è un po' fastidioso. Devo lasciare la porta aperta, perché molti mi scrivete: Nicole, che ansia, la porta aperta, ho sempre paura che passi un fantasma eccetera. Allora, casa mia non è infestata, non mi preoccupate, qui non ci sono quei problemi che avevo nell'altra casa. E punto 2, se lascio la porta chiusa muoio, sinceramente grondo di sudore, ragazzi, perché fa super super, cioè no, ok, c'è stato un temporale piuttosto indecente, quindi non fa caldissimissimo, ma a casa devo avere l'aria condizionata, ragazzi, altrimenti e quindi l'aria fresca entra da lì, ok? Ve la spiego sta cosa perché c'è un sacco di domande su ciò. Allora, poi altro bracciale Dior è questo, che ha la scritta, ha lo stemma, il simbolino di Dior, che è questa stellina, e poi c'è scritto Jadior, e non mi ricordo se l'ho preso 2 o 3 anni fa, anche questo nella boutique di Venezia. Mentre all'interno, questa particolarità mi è piaciuta molto, c'è il numero 8, perché Christian Dior era molto scaramantico e credeva molto nell'occulto, queste cose, quindi c'è il numero 8 e poi c'è un trifoglio portafortuna, una pina, perché anche l'ape è un po' il simbolo di Dior, e poi la stellina anche all'interno con le scritte CD, quindi Christian Dior. Molto elegante questo, da quando l'ho preso lo indosso, cioè l'ho indossato praticamente ogni giorno, quasi ogni giorno, lo amo, sta benissimo con un sacco di bracciali e sì, mi piace un sacco. E poi, allora, orecchini, di orecchini ne ho parecchi. Allora, vado in ordine, no, andiamo in ordine, spero, cronologico. Allora, i primi che ho comprato sono questi, che sono i Tribal, se non sbaglio. E questi li ho presi ad Amsterdam e hanno la perlina bianca, sono quelli che hanno la perlina davanti e poi la perla un po' più grande sta dietro al lobo. Questi li ho presi appena sono usciti i tribali, e mi sa che si chiamano così, non vorrei sbagliare, sbaglio spessissimo i nomi delle cose che ho, ma non sto mai attenta ai modelli io, cioè se una cosa mi piace la prendo ma non guardo il nome del modello, for some reason, non so perché. E mi ricordo che io questi li volevo però con le perle entrambi, cioè da entrambi, insomma, entrambi li volevo che fossero a perla. Sì. Io parlo strano, ve ne siete resi conto dopo 10 anni, presumo. E però erano sold out ed ero in lista di attesa tipo da mesi. E poi una volta questi ad Amsterdam li ho presi. E poi una volta sono passata, io sempre per caso passo davanti alla boutique, io sempre per caso, e ho visto che avevano questi lì disponibili e li ho presi subito, perché appunto non volevo aspettare la waiting list che era infinita. E però devo dire, li ho usati tantissimo. Questi però hanno, e ve ne ho parlato in un video, purtroppo hanno la perlina che tende a staccarsi, li ho già portati a riparare 2 volte, quindi per farvi capire purtroppo la qualità di questi poteva essere maggiore, devo dire la verità. E poi sono andata, perché ok, non sono rimasta nella waiting list, ma ho preso comunque quelli che volevo inizialmente, non nella waiting list, ma li ho trovati in un negozio, perché almeno mi sembra, boh, non mi ricordo. Poi alla fine ho preso anche questi, che erano quelli che volevo originalmente, con la doppia perla e con l'hardware dorato. Questi invece hanno l'hardware argentato, quindi sono comunque parecchio diversi, e li indosso comunque con outfit diversi, li indosso entrambi, ecco. Però questi sono, forse quelli con la doppia perla sono forse un pochino più eleganti, un pochino più chic. Starebbero bene anche con l'outfit di oggi, devo dire la verità, ma ultimamente tendo a indossare tantissimo i gioielli della mia candela, ragazzi, che vi faccio vedere. Ovviamente approfittiamo, ta-da-da, perché all'interno appunto ci sono gli orecchini che ho disegnato io, quindi ovviamente se disegni degli orecchini poi tendi ad indossarli sempre, perché sono i più belli del mondo, ok? Quindi per me lo sono, e quindi indosso spessissimo i miei. Poi, allora, altro paio di orecchini, andando in ordine cronologico, mi sa che ci sono questi, no, questi dorati, eccoli qua. Allora,
Questi, anche su questi ricevo sempre tantissime domande. Questi sono tipo delle doppie graffette, ok? Ed è molto molto pericoloso perché si sfilano facilmente e già una volta li ho persi, ma poi magicamente ho ritrovato la graffetta mancante. E quindi sì, tendono, sono un po' appunto scomodi perché devi sempre stare attenta. Magari in inverno, se ho maglioni con la dolce vita, non li metto perché ho paura che la dolce vita magari possa spostare e farmi perdere la graffetta, che si sfila molto semplicemente in realtà. Quindi però come qualità io li ho credo da 2 anni, forse anche 3, dal 3 anni sicuramente, e sono perfetti, non si, e li ho indossati tantissimo, quindi non si consumano né sulla parte che sta nel lobo né sull'esterno, sono ancora perfetti e mi sono piaciuti tantissimo perché non hanno loghi, non hanno la scritta Dior o CD, niente di tutto ciò, e sono molto particolari. Questi li ho presi a Cortina. E visto che mi piacevano tantissimo e li indossavo tantissimo, ho preso la versione anche silver, sempre dello stesso identico orecchino, sono proprio uguali, identici. L'unica pecca è sempre la graffetta che si toglie con facilità, e questi invece mi sa che li ho presi nella boutique di Parigi. E amo questi orecchini, mi chiedete sempre, Nicole, ma questi orecchini sono di Dior, ma mi sa che non li trovate più perché li ho presi tipo 2 anni fa purtroppo. Poi, allora, altro paio di orecchini sono questi. Questi hanno il logo e si vede molto molto bene. Allora, da una parte c'è la scritta Jean Dior con gli strass, con questa stellina, dall'altra invece c'è soltanto la pina, anche questa con gli strass. Inizialmente non ero tanto sicura perché questa pina mi sembra un po' più tipo una mosca, cosa che non mi ispirava tantissimo, però alla fine mi sono detta, cavolo, mi piacciono, perché no? E questo mi piace di più di questo, devo dire la verità, però almeno compensa un po' il fatto che questo non sia per niente sobrio ed abbia un logo gigante, ok? Quindi niente male. E poi l'ultimo paio di orecchini che ho preso invece è questo, sono questi cerchi, sono gli unici orecchini a cerchio che possiedo perché non me li vedo tanto bene addosso, ma questi una volta sì, adesso ultimamente non più, non so perché, ma questi mi piacciono e sono di questo dorato un po' vintage che è abbastanza tipico di Christian Dior. E da una parte c'è la stellina con la scritta Jean Dior con il trifoglio, dall'altra invece c'è soltanto la stellina, quindi sono molto molto carini e non, secondo me, cioè sembra che il logo in realtà si veda tantissimo, ma non è affatto così, e sì, li adoro questi, mi piacciono davvero davvero tanto. Forse dovrei prendere in considerazione l'idea di prenderne altri a cerchio, perché alla fine non mi dispiace, boh, non lo so, consigliatemi. O mi sembra sempre di avere un viso così difficile per certi, cioè sia per gli occhiali che per gli orecchini, e quindi ho paura che poi magari non mi stiano bene determinate cose, non so perché. E poi, allora, altro gioiello Dior è questo è un choker e c'è la scritta Jean Dior, potrei quasi indossarlo oggi, perché no? Ecco fatto, ed è molto semplice perché è molto sottile e c'è appunto sottile nero con la scritta Jean Dior, sempre di questo dorato un po' vintage. E poi ultimo gioiello è questo, allora dicevo, un po' mi sta strozzando questo choker, però mi piace che non penda giù, quindi lo lasceremo così. E poi c'è questo, ricevo sempre tantissime tantissime domande su questo anello, mi chiedete sempre di che brand è, ed è di appunto ovviamente Dior, e c'è il ci sono tutti gli strass attorno e anche lui di questo colore dorato un po' invecchiato tra virgolette, e c'è questo cuore di madreperla con la pina al centro, mi piace tantissimo, non ha il logo in evidenza perché il logo sta all'interno e non si vede, però chi conosce il brand sa, perché comunque appunto la pina, l'ape, è un po' uno dei simboli di Christian Dior, quindi mi piace tantissimo. Di solito preferisco sempre anelli abbastanza sottili, no, non volevo mostrarvi il dito medio, scusatemi, ho sempre anelli abbastanza sottili e questo credo sia il più vistoso che ho, però non mi dispiace affatto. E poi questo cuoricino bianco è, secondo me, molto molto elegante in ogni caso. E poi passiamo, allora, vi faccio vedere le t-shirt, ne ho due. Allora, la prima è questa, che è super super conosciuta sia nella versione bianca che nella versione nera, ed è di 2 anni fa, We Should All Be Feminists, vabbè, la conoscete, il messaggio è un messaggio potente
e non potrei essere più d'accordo. Poi c'è, allora adesso vi faccio vedere l'altra t-shirt, ok? Calcolate che l'ho appena tirata fuori dalla lavatrice e quindi non è stirata, ok? Non è che vado in giro così, questa è stirata, ok? Questa no, quindi non me ne vado in giro così, garantito. Però ve la faccio vedere. Ed è questa con la scritta Jadior. Ebbene sì, la scritta sembra sia al contrario, cioè effettivamente è al contrario, perché se la giri, appunto, all'interno la scritta è così, però non posso indossarla così perché la scritta sta al contrario, quindi insomma, no? E quindi anche questa particolarità alla fine non mi dispiace. All'interno c'è sempre il simbolo con l'ape. E vabbè, molto semplice, Jadior con l'otto, che mi ricorda un po' la maglia che indossava Sarah Jessica Parker in una delle puntate di Sex and the City. E poi, in realtà, allora, poi ho questo maglione che è super super lungo, io l'ho appena comprato, come ben potete vedere, fa parte della collezione Fall 2019, quindi in realtà l'ho preso per il prossimo autunno-inverno, sì, io faccio acquisti anche molto in anticipo, ed è questo maglione meraviglioso, perché poi rischio di non trovare le cose che mi piacciono, questo è il fatto, e questo è un maglione meraviglioso, super super lungo, insomma super lungo, su di me che sono 1,77 sarà giusto da poter portare con le calze, ed è appunto, ha questi, tipo questi dettagli strappati, e mi piace, poi qui sotto c'è il logo con l'ape, ma non è niente di vistoso, troppo visibile, eccetera, e secondo me rossetto rosso con le calze nere, magari, lo so, le ballerine, però tutti le odiano, ma a me piacciono, e secondo me sta molto molto bene, un po' stile parigino. E poi, aiuto, stanno prendendo le borse. E poi ho un'altra maglia Dior, che però non sono riuscita, ed è una felpa invernale, visto che sta tra tutti i maglioni e felpe invernali sotto al letto nel vano contenitore, l'ho cercata per mezz'ora e non sono riuscita a trovarla per filmare questo video, volevo farvela vedere, non ce l'ho fatta, non ho idea di dove sia, è veramente, cioè, sepolta sotto a migliaia di maglioni, però magari se la trovo su internet da qualche parte vi metto tipo la foto qui, ed è un tipo, no, è un maglione in realtà, però sembra un po' una felpa, con i polsini a righe bianche e nere, e dietro c'è la scritta 8, Jadior, è nero con la scritta bianca. Me l'avete visto indossare sicuramente, però adesso come adesso non so dove sia finito, cavolo. E poi passiamo invece alle borse. Allora, andiamo anche qua in ordine cronologico, direi. La prima che ho acquistato di Dior è questa, ed è Patent blu, sembra molto più blu elettrico in videocamera che dal vivo, il che è davvero davvero strano, cioè vederlo dal vivo, vederlo nello schermo, sembrano due colori diversi, pazzesca sta cosa. Allora, di questa pelle molto shiny, molto lucida blu, ci sono, questa è la, mi sbaglio sempre, Lady Dior, ok, ho detto Miss Dior nell'altro video, la Lady Dior, e ci sono i ciondolini che appunto formano la parola Dior, è piccolina, ma all'interno c'è la tracolla, anche questa sempre fatta in patent leather, ed è super super utile appunto perché puoi indossarla a tracolla e hai le mani libere, insomma, secondo me molto carina, molto elegante, non la uso tantissimo perché questo colore non è facilissimo da abbinare, però è comunque la mia prima Dior ed è secondo me bellissima. Poi, seconda borsa Dior che ho preso, se non sbaglio, è questa, che è lo stesso modello dell'altra, ma questa è un po' più bombata, in realtà questa ai lati è liscia, questa è un po' più bombata ai lati ed ha comunque lo stesso disegno che ha davanti. Questa è morbida, non è lucida, anzi è opaca ma perlata, è questo grigio perlato, l'avevo provata anche in grigio normale ma perlata mi piace di più. L'hardware di questa è color champagne mentre l'altra era color argento, e la tracolla invece è a catena, l'unico dettaglio in pelle è questo che poi si appoggia alla spalla. E stessa identica cosa dell'altra, non è super super ampia ma è super comoda perché puoi mettere la tracolla e hai le mani super libere per fare altro shopping evidentemente. E poi terza borsa che ho preso di Dior è questa l'ho presa ad Amsterdam quando già abitavo in Italia, ma ero ad Amsterdam a trovare la mia amica Denesa, e sì, si può portare sia così
ma vi dico la verità, è parecchio scomodo portarla così, anche se tanti lo fanno, per me è super scomodo. E poi ha questa tracolla marrone così spessa. La tracolla non mi fa impazzire e potendo l'avrei cambiata, però fa parte della borsa ed è una borsa che uso veramente veramente tanto perché mi piace. Quando ho dettagli marroni indosso o questa o quella Prada che ho, perché borse marroni ho solo queste due praticamente, e lo uso molto e nonostante possa non sembrare è anche parecchio capiente, vi dirò, ci sta veramente tutto quello che mi serve, anche il portafoglio grande, tutto quanto. E non si può portare a tracolla a meno che non siate piccoline, perché su di me che sono molto alta sta tipo qua, quindi non è proprio il massimo, e quindi la porto sempre a spalla così, e secondo me è molto molto carina e non troppo elegante in realtà, molto un po' più così casual. E poi l'ultima che ho preso è questa shopper, di cui ovviamente non ricordo il nome, ma voi che sapete tutto scrivetelo nei commenti. E questa l'ho presa appena è uscita la possibilità di personalizzarla. Voi lo sapete, io amo le cose personalizzate, tutto quello che è personalizzabile io adoro, e quindi ci ho fatto naturalmente mettere il mio nome. Questa, vabbè, si vede super super capiente, ragazzi, e l'ho usata solo una volta fino adesso e la adoro. Inizialmente non mi piaceva tantissimo questo modello vintage, ma questa l'avete comunque vista nell'ultimo video haul che ho fatto, mi sa, l'ultimo o il penultimo, e no, mi sa che era l'ultimo. E non mi piaceva inizialmente questa fantasia vintage, ma su questa borsa mi piace e l'ho presa soprattutto per la personalizzazione in realtà, e non potevo farmela scappare. E niente, ah no, mi sono dimenticata, ragazzi, tra i gioielli di farvi vedere in realtà questa doppia collana. Anche su questa ricevo spesso domande e pensate sempre che si tratti di due collane diverse, invece no, mi prude il naso adesso, proprio dove l'ho illuminato, così me lo tolgo tutto, vabbè. E questa è una doppia collana, molto carina se volete averne diverse addosso, volete tipo appunto abbinarla, e sono, è una collana unica assolutamente, ragazzi, però ha due giri e c'è la scritta Jadior con l'otto qua sotto e poi invece l'ape sull'altra medaglietta, molto molto carina. Vorrei che la collana in sé fosse un pochino più sottile, però la indosso tantissimo comunque. E niente, mia family, questo mi sa che è tutto. Vi ho fatto vedere tutta la mia collezione di ore, a parte l'altra maglia, probabilmente mi sono dimenticata qualcos'altro, ma tipo nel video Chanel mi ero dimenticata un paio di cose, ma me le avete ricordate voi, tipo i portafogli e altre cosine. Quindi se c'è qualcosa che mi sono dimenticata scrivetemelo nei commenti, perché chi mi segue tanto in tutti i video da anni conosce perfettamente tutte le cosine, tutta la mia collezione. E niente, spero vi sia piaciuto questo video, io mi diverto sempre tanto a filmare i video per voi, quindi vorrei stare davanti alla videocamera tutto il giorno, mia family, ma a questo punto vi mando un bacio grande, ci vediamo. Ah no, altra cosa che mi stavo dimenticando, perché la sto indossando, ed è questa, vabbè, in questo momento sta cadendo, ok, non so perché, ma o sono dimagrita ulteriormente, comunque dovrebbe stare teoricamente in vita ferma, ma sta cadendo. Comunque è questa cintura con la D sulla cinghia, che però secondo me non è che sia tanto visibile la D e quindi non è troppo sfarzosa, ed è parecchio alta, l'ho presa appunto per indossarla qua, ma in questo momento sta cadendo. Quindi questo è veramente tutto per il video di oggi, spero di non essermi dimenticata altre cose. Io vi mando un bacio grandissimo, mia family, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!